Il Comune di Baranzate ha partecipato al progetto Pinqua con Città Metropolitana e ha ottenuto un importante finanziamento di circa 4 milioni di euro. Gli obiettivi principali di questo progetto sono la coesione sociale, l'housing e lo sviluppo della mobilità. Il nostro progetto prevede un aumento della dotazione di case di proprietà comunali in via Carso, dove c'è già un edificio a questo scopo destinato. Sul fronte di questo edificio verranno realizzati degli orti sociali per gli anziani e in prosecuzione di quell'intervento che è in fondo a questa ciclopedonale che vedete alle mie spalle, è previsto la realizzazione di un ulteriore edificio a sostituzione di un immobile ormai dismesso da tanti anni, che porterà alla realizzazione di circa 15 appartamenti per il co-housing di diverse generazioni, giovani, anziani, studenti. Al piede di questo edificio ci saranno degli spazi comuni dove si potrà lavorare insieme, appunto col co-working, dove si farà socialità e dove si potrà collaborare su diverse attività. In prosecuzione di questo progetto, sempre alle mie spalle, in quell'area che si vede, è provvisto la realizzazione di un'area parco. E qui, a scavalco della Varesina, è prevista una passerella ciclopedonale che consentirà di collegare il parco lineare, quindi la pista ciclabile, a quest'altra parte di Baranzate. E la prosecuzione e l'ultimo progetto che è finanziato con questo bando è quello della realizzazione di una pista ciclopedonale che porta alla scuola media di via Aquileia. Quindi questo progetto consentirà di realizzare un importante percorso ciclopedonale di mobilità dolce che porterà da est a ovest i cittadini a potersi spostare in sicurezza scavalcando la Varesina, e poi porterà a realizzare degli interventi importanti di housing e di coesione sociale.